La bocca del giusto fa fiorire la saggezza, ma la lingua perversa sarà soppressa. Le labbra del giusto conoscono ciò che è gradito, ma la bocca degli empi è piena di perversità. Sono un amante dei fiori e delle piante. Tuttavia devo correre spesso ai ripari perché i segnali di sofferenza sono così evidenti che mi accorgo di loro quando le foglie diventano gialle o cadono giù a terra. Un carissimo collega, un vero esperto, mi aiuta a correggere il tiro e spesso mi ricorda che le piante, per essere belle e per arrivare alla fioritura, hanno bisogno di cura. Vasi adatti alla loro grandezza, umidità idonea alla loro caratteristica, terra e luce sufficiente alla loro tipologia specifica. Insomma, tanta cura, buona conoscenza e continua attenzione. Per avere un parlare fiorente, questa cura, questa attenzione deve raggiungere un'area del nostro cervello deputata al linguaggio. Sto parlando dell'area di Broca, un piccolo spazio situato nella regione frontale sinistra, alimentata, curata, protetta dai valori, dai principi e dalle regole, sa godere di ricche benedizioni. Troppo importante per essere trascurata e sottovalutata, continua a parlare e a dirci Salomone. Chi ne ha cura è fonte di vita, è prudente, ascolta, accetta e trattiene una scienza che si tramuta in argento scelto. L'area di Broca, il centro cerebrale che presiede la nostra capacità di esprimerci attraverso la voce e non solo, ha il potere di fiorire quando sa scegliere di potenziare per non distruggere, quando preferisce usare parole che sappiano curare, nutrire, rigenerare la vita. La bocca del giusto diventa tale quando sa andare oltre il sentire, quando sa scegliere di vedere l'altro oltre i limiti, quando fa fiorire speranza e certezza. Non lasciare andare via chi incontri oggi senza aver condiviso una parola felice, senza averlo visto pur avendolo guardato, senza averlo raggiunto pur avendolo toccato. E con questo augurio vi auguro buona giornata.